Vi piace la toppa? Beh, sappiate che adesso ce ne sarà anche un'altra, perché è notizia di ieri che la Juventus ha consolidato la sua partnership con Mars e con il marchio M&M's. Conosciamo tutti ovviamente le dolci caramelle M&M's, che già sono state sponsor della Juventus. Ci sono state alcune campagne pubblicitarie la scorsa stagione, soprattutto con giocatori della Juventus maschile, chiaramente ricordo Dybala, Bentancur nello spot se non ricordo male. E adesso ci sarà però proprio una nuova toppa al di sotto di quella Jeep con la scritta M&M's in giallo, ma solo per la maglia della Juventus Women. A partire da oggi, alle 14:30 scende in campo infatti la Juventus Women a Vinovo contro Pink Bari, e questo è anche un po' il prepartita. Una scelta commerciale, quella della Juventus, che sicuramente porterà degli introiti maggiori, quindi una scelta vincente sul piano economico, perché è un modo probabilmente per finanziare più specificamente la Juventus Women rispetto a tutto il mondo Juventus. Però è una scelta graficamente abbastanza rivedibile, insomma, dico come la penso. Vi mostro anche le foto del servizio fotografico di presentazione della nuova maglia, diciamo, della maglia ritoccata per la versione femminile, e sinceramente a me non piace. Cioè, abbiamo discusso tanto di questa toppa Jeep che poteva essere fatta in maniera diversa, aggiungerne un'altra, tra l'altro in giallo, che va praticamente a contrasto. Sembra un po' maglia del Napoli con la scritta Lete, insomma, cioè, veramente lascia molto a desiderare. Dobbiamo accettarlo, chiaramente, ripeto, perché è un discorso di marketing, e per fortuna comunque questa maglia non sarà in vendita, perché comunque la maglia a tutti gli effetti è questa, è quella della Juventus maschile, che poi viene adottata anche dalle giovanili, dall'Under 23 e dalla Juventus Women, solo per la Juventus Women, anche con la patch scudetto che hanno vinto, per gli altri ovviamente sfornita di queste patch, per il resto è uguale, e quindi non sarà in vendita sul sito e da nessuna parte la maglia con la patch M&M's, o almeno spero. Comunque è un imbruttimento della maglia della Juventus che di per sé fin dall'inizio non è piaciuta a tanti, adesso credo che la stiamo amando, soprattutto perché la veste la indossa Ronaldo. Però dicevo, soprattutto un discorso di marketing che funziona. Magari sarebbe stato più bello mettere la patch M&M's sulla spalla, o magari dietro il numero. Forse per una questione di regolamentazione legata al campionato femminile non è stato possibile, perché vi ricordo che anche nel campionato maschile è una novità recente. Adesso si potranno mettere anche gli sponsor di spalla, come ci sono già nella Liga, ma già il fatto di poterlo mettere, anzi, se non ricordo male, adesso si potranno mettere anche sulla spalla, ma già solo lo sponsor sotto il numero, quindi sulla schiena, è una novità recente. Prima non si poteva fare, quindi probabilmente nel calcio femminile non sono ancora arrivati a questo, e c'è ovviamente da comprenderlo, perché è un calcio e adesso si affaccia al professionismo. Quindi, diversamente, in buona sostanza, non si poteva fare. Evidentemente era impossibile cambiare i colori e la grafica del marchio M&M's, quindi questo doveva essere. Quindi, novità commerciale, insomma, mangeremo tutti M&M's pensando evidentemente alla Juventus Women. Juventus Women che scende quindi oggi in campo contro Pink Bari, una squadra che ha solo 3 punti, ha vinto solo una partita nelle 5 finora disputate. La Juventus con 6 partite invece è a 13 punti, a 3 punti dal Milan, che ha vinto lo scontro diretto di 2 domeniche fa. Lo ricorderete, è stata fu una brutta sconfitta, nonostante la partita ben giocata dalla Juventus, che adesso quindi cerca riscatto dopo, tra l'altro, una sconfitta pesante di sabato scorso contro la Germania in amichevole, quindi con la nazionale. 5-2 ha vinto la Germania, e c'erano in campo tante juventine, ma anche tante milaniste. In realtà, diverse milaniste, perché sono le principali calciatrici italiane, giocano nella Juventus e nel Milan. Non a caso sono ai vertici della classifica di Serie A. Tra le convocate non ho notato assenze particolari, insomma, per esempio Gama c'è Salvai, insomma, ci sono tutte grosso modo le titolari. Spero di non far torto a nessuno a dire così. Non ci sono in questo momento. L'importante era che recuperasse soprattutto Sara Gama, che ha saltato qualche partita. Quindi vedremo probabilmente un'ottima Juve, in forma probabilmente, visto che comunque gli allenamenti sono ripresi già all'inizio di questa settimana. Quindi si è fatto un buon lavoro per andare a affrontare questa partita, che sulla carta è facile, ma facile non è mai nessuna partita. E quindi l'obiettivo ovviamente è vincere, ritornare a vincere, appunto. La Juventus quindi deve cercare adesso di recuperare punti al Milan inevitabilmente.
Ovviamente tolto questo discorso, che è molto breve, su quello che sarà ovviamente la partita di oggi, vi comunico che, come sempre, la partita non sarà in diretta su Juventus TV. Ormai è diventato un problema fisso, un difetto stabile che non vuole essere risolto evidentemente dalla Juventus. Altra partita in casa, altra partita non in diretta, quindi non potremo vederla. Non potremo vedere la partita in diretta. A questo punto il mio post partita oggi non ci sarà, subito dopo la gara, chiaramente perché non potrò vederla, ma ci sarà evidentemente domani con delle considerazioni più ampie su come sarà andata la partita. Eventualmente cercherò di vederla su Juventus TV qualora caricheranno la partita per intero in breve e avrò tempo di guardarla, quindi tra stasera e domani, per poter appunto fare un commento, altrimenti mi baserò eventualmente solo sugli highlights e su quello che ci sarà, insomma, da poter commentare. E intanto, per gli appassionati di calcio femminile, vi segnalo che domani alle 12:30 in diretta su Sky Serie A, quindi su Sky, insomma, c'è il derby di Bergamo Orobica Mozzanica, una partita molto interessante. Curioso, tra l'altro, come nel calcio femminile ci siano dei derby che nel calcio maschile non sono possibili, come appunto quello di Bergamo o quello di Firenze. È anche una delle caratteristiche interessanti del calcio femminile, che non è uno sport minore. E speriamo diventi veramente molto presto professionistico. Allora, parlatemi, scrivetemi nei commenti le vostre impressioni su Juventus Pink Bari, ma soprattutto sulla nuova sponsor, sul nuovo sponsor e sulla nuova toppa sulla maglia femminile della Juve con la scritta M&M's. Ci vediamo molto presto e sempre, forza Juve!